Un viaggio lungo 14 mesi, capace di toccare 3 continenti e importantissime città italiane ed estere. Così la Sardegna ha reso omaggio a Grazia Deledda, in occasione del 150° anniversario della sua nascita. Grazia, così la chiamiamo in questa terra antica, è l'unica scrittrice italiana ad aver ricevuto il premio Nobel per la letteratura, un riconoscimento altissimo che ha reso lustro a un'isola che fino a quel momento era soltanto un puntino sconosciuto nel mappamondo. Per celebrare il mito di questa donna, un comitato istituzionale guidato dalla provincia di Nuoro, con la direzione artistica di Anthony Muroni, ha messo in campo il più vasto programma di eventi della storia autonomistica della Sardegna. Un programma imponente che non ha trascurato nessun aspetto di un'autrice unica nel suo genere e che ha avuto l'indubbio pregio di aver acceso sulla Sardegna le luci della ribalta mondiale grazie a testi indimenticabili e dal forte impatto emotivo. Per i 150 anni della nascita di Grazia Deledda, l'iniziativa della provincia, del comune di Nuoro, della regione, della Fondazione di Sardegna, del MAN e del Consorzio Universitario del Nuorese, per la ricorrenza dei 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda, prende avvio dall'idea di una doverosa valorizzazione della scrittrice sarda, al fine di creare e promuovere nella gente, in particolare nelle nuove generazioni, i valori culturali di appartenenza alla propria terra, della convivenza civile, della legalità e della pace. Grazia Deledda, la donna che non mise limiti alle donne. Così abbiamo chiamato un progetto unico, capace di coinvolgere migliaia di persone sparse nel mondo. Senza distinzioni di età, razza, sesso, religione e lingua, ciascuna di queste persone ha potuto conoscere, spesso per la prima volta, la storia di una donna che è stata per tutti un esempio di emancipazione femminile, un modello a cui guardare anche per le generazioni future. Una donna moderna, capace di farsi notare nei circoli letterari di mezza Europa, quando il mondo era certamente più piccolo di oggi. Dentro Grazia, fin da piccola, ardeva il fuoco della scrittura. E niente, per tenacia e forza, le era precluso. Abbiamo iniziato il lungo viaggio dalla città di Nuoro, la città che più di tutte si identifica con questa scrittrice straordinaria. Era il 28 settembre del 2021. Abbiamo scelto una scuola, l'Istituto Ciusa, perché gli studenti hanno sempre avuto un ruolo centrale nel ricco programma di eventi. Con loro anche le istituzioni territoriali, culturali, le associazioni, gli uomini di cultura, delle arti e delle scienze. A farci compagnia ci sono stati sempre i giovani scrittori sardi, una nuova leva di autori che ha saputo raccontare, ognuno con la propria cifra stilistica, un aspetto di Grazia Deledda anche in riferimento ai fatti del mondo. Ecco perché molti eventi sono stati dedicati anche alle donne afghane o a quelle ucraine, coraggiose figure capaci di affrontare il dramma della guerra e della negazione dei diritti e delle libertà con una potenza inusuale. Grazia Deledda, 150 anni dopo, che cos'è? La donna, la figura della donna, 150 anni dopo, quanto le assomiglia? In che modo la società è riuscita a venire incontro alle sue paure, alle sue tendenze, ma anche alle sue innovazioni, alle sue percezioni? E soprattutto, quanto 150 anni dopo possiamo dire che la donna può essere libera e in un certo senso completamente avulsa da schemi sociali e imposizioni? Questa è stata la grande domanda e questa è stata una grandissima difficoltà. Perché la risposta è no, la risposta è che non è libera ovunque, la risposta è che non è libera del tutto, la risposta è che oggi donna vuol dire ancora in qualche parte del mondo un modo inferiore di vedere la vita. Per questo l'abbiamo dedicata alle donne afghane, perché 150 anni dopo una donna che ha rivoluzionato la letteratura e la società sarda, italiana ed europea, ci troviamo in molte altre parti del mondo in cui questa donna, una figura del genere, sarebbe vista non solo di malocchio, ma sarebbe addirittura condannata e probabilmente anche a morte. Tutte le istituzioni nazionali e regionali hanno celebrato Grazia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella con un messaggio, il presidente del Senato con un evento a Roma e il presidente della Camera dei Deputati con un'intensa giornata nell'aula del Consiglio regionale della Sardegna. Persino la prima donna premier della storia repubblicana, nel suo discorso di fiducia alle Camere, ha nominato Grazia come esempio femminile al quale fare riferimento. Intenso poi l'incontro tra il comitato istituzionale alla presenza del presidente della regione e Papa Francesco nella sala Nervi in Vaticano.
Al Santo Padre, per l'occasione, è stata consegnata una piccola scultura in oro raffigurante Grazia Deledda. Un momento di forte emotività, difficile da dimenticare. Le celebrazioni sono state pensate per consentire la partecipazione di tutti attraverso un percorso innovativo e continuativo, un'occasione non sporadica di dialogo interculturale ed intergenerazionale. Così abbiamo pensato a una serie di iniziative di carattere prettamente culturale e artistico, come la messa in scena di uno spettacolo teatrale, la pubblicazione di un volume commemorativo di grande pregio scritto dal più grande studioso della figura di Grazia Deledda. Ma quando fui contattato per scrivere una monografia deleddiana, una monografia che suggellasse in un certo modo il lavoro fatto dal Comitato per le celebrazioni deleddiane, la mia risposta di adesione al progetto, nonostante i tempi ristretti, devo dire che fu convinta. Fu convinta soprattutto perché si avvertiva l'esigenza di un lavoro nuovo, un lavoro che portasse a termine, a sintesi, tutti i migliori contributi della più seria ricerca sulla personalità e l'opera del nostro premio Nobel. E che quindi una monografia che mettesse un po' d'ordine in questa sorta di confusiorerum, di confusione che imperversava in ogni dove, ponendo alcuni punti fermi, almeno su alcune questioni relative alla sua vita e alla sua opera. La grande sfida era dunque quella di provare a ricollocare nelle giuste coordinate storiche, culturali e letterarie la personalità della Deledda, superando, possiamo dire, specificatamente l'approccio biografico e una certa deriva aneddotica. E per fare questo serviva naturalmente un approccio multidisciplinare che non prescindesse ovviamente dal rigore filologico. La realizzazione di un film e la realizzazione di un murale celebrativo nel paese di Galtellì, un luogo significativo perché qui è stato ambientato il romanzo più famoso della scrittrice, Canne al vento. Un ruolo fondamentale in tutto il programma è stato quello delle scuole che hanno partecipato a numerosi laboratori didattici che hanno permesso di conoscere l'autrice italiana attraverso nuovi strumenti e metodi di insegnamento innovativi. La comunicazione ha avuto un ruolo centrale per tutto il programma. La tecnologia e l'innovazione sono stati un valido supporto. È nata così la skill di Alexa, Parole di Grazia. Un servizio che permette di ascoltare i brani e di conoscere i luoghi della scrittrice attraverso una selezione di messaggi vocali accessibili da tutto il mondo. Un risultato storico. Dopo Dante Alighieri e Papa Francesco, Grazia Deledda è la terza importante personalità di rilievo internazionale ad andare sull'intelligenza artificiale. Dal punto di vista tecnico, come i tempi, diciamo, il percorso è durato diversi mesi. Diversi mesi perché la costruzione di una skill di fatto è un po' come la costruzione di un breve film. Il percorso è proprio quello di interaction design, di un design attraverso anche una sorta di scripting. Quindi è un po' come la scrittura di un testo pubblicitario, a cui però si aggiunge la componente dell'intelligenza artificiale che fa sì che le domande che vengono poste dagli utenti poi vengano migliorate, tra virgolette,
dall'intelligenza artificiale di Amazon. Quindi Alexa sta diventando parte di noi. L'interazione vocale quindi diventerà, dovremo abituarci. Siamo all'inizio. È stata poi la volta di un apprezzatissimo spot trasmesso dalle emittenti televisive italiane e regionali. Ho avuto tutte le cose che una donna può chiedere al suo destino. Ma grande sopra ogni fortuna, la fede nella vita e in Dio. Ho guardato per giorni, mesi ed anni il lento svolgersi delle nuvole sul cielo sardo. Ho ascoltato i canti, le musiche tradizionali, le fiabe e i discorsi del popolo. E così si è formata la mia arte, come una canzone o un motivo che sgorga spontaneo dalle labbra di un poeta primitivo. Attraverso una campagna digitale di advertising, lo spot è stato visualizzato da quasi 1,5 milioni di persone. Il video è apparso nelle più importanti testate di Italia, Francia, Germania e Spagna. Tutte le attività messe in campo, soprattutto quelle in campo culturale e didattico, sono servite a rafforzare nella cittadinanza, soprattutto nelle nuove generazioni e nei contesti scolastici e universitari, la consapevolezza e la forza di Grazia Deledda come autrice di spessore mondiale, come esempio di femminilità moderna e di emancipazione. Un modello universale da raccontare in contesti internazionali. E così siamo approdati ad Atene, per un seminario che ha coinvolto l'Università degli Studi di Atene, il Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali dell'Università degli Studi di Cagliari, il Comitato Istituzionale della Provincia di Nuoro, la Regione Autonoma della Sardegna e l'Istituto Italiano di Cultura di Atene. Si dice spesso che abbiamo dei debiti da saldare in maniera improcrastinabile con Grazia Deledda. E uno dei tanti meriti di questo percorso celebrativo del 150esimo è stato sicuramente l'opportunità luminosa di un racconto internazionale. Siamo riusciti, grazie alle direttive precise del Comitato, a rifuggire la facile agiografia. Siamo riusciti a rifuggire da quell'atteggiamento costantemente dolente della perorazione della causa dell'indiana, cioè doverne difendere e spiegare in continuazione le competenze ad onta di un premio Nobel. Questo è veramente limitante e umiliante per il popolo sardo. Io credo che il prodigio di questo percorso celebrativo, così come è stato pensato, organizzato e posto in essere, sia il fatto di aver messo in contatto spazi specifici molto distanti. Tu pensa ad Atene, pensa a New York, pensa a Doha e tutto il resto del pianeta, messo in connessione a partire dalla Sardegna, quindi attraverso il lavoro capillare in tante scuole, in quasi tutte le scuole della Sardegna, con un proposito specifico che è arrivato al compimento, cioè deprovincializzare una figura capitale della cultura mondiale. Io penso che sia una formula virtuosa che debba essere applicata ad ogni scelta futura connessa al turismo culturale, perché il popolo sardo si piange addosso da decenni, okay? Con il rimpianto di avere pochi numeri connessi appunto al turismo culturale, però di fatto si investe sul turismo stagionale e balneare senza dare una chance a che cosa? A quella che è la divulgazione itinerante. Dalla Grecia al Belgio, per una visita di rappresentanza presso il Parlamento di Bruxelles, nel corso della quale la figura della scrittrice sarda, alla presenza anche di alcuni parlamentari europei, è stata ricordata da giovani autrici sarde e da altre provenienti dall'Albania, dalla Spagna e dalla Lettonia. Quella è stata diversissima come esperienza rispetto al Senato. Al Senato c'era più singolarità, anche una certa compunzione. Lì a Bruxelles è stato un lavoro cooperativo, di gruppo, nel senso che era una tavola rotonda, quindi non c'era lo scranno a offrire comunque un certo protagonismo. Poi vabbè, io sono individualista, quindi è un dato di fatto. Però è stato interessante perché ciascuno di noi ha portato anche persone straniere, perché c'era un coinvolgimento a tutto tondo, anche con lingue diverse, quindi ci si confrontava anche in inglese. Si portavano contributi relativamente a Grazia Deledda ovviamente differenti. Io ho raccontato Grazia Deledda da un punto di vista leggermente diverso rispetto a quello che avevo raccontato in Senato. Qualcun altro ha letto brani, quindi c'è stato un confronto, un'interazione, un intreccio diverso rispetto al Senato, forse più leggero. Però indubbiamente tutte le occasioni sono importanti per portare il nome di Grazia Deledda e poi è fondamentale dire che
il nome di Grazia Deledda non debba essere circoscritto soltanto all'occasione di un anno, deve essere soltanto il principio, questa bellissima occasione per poter slanciare Grazia Deledda ovunque e sempre soprattutto. Da un capo all'altro dell'Oceano Atlantico. Nella suggestiva cornice di New York abbiamo proposto al pubblico americano un convegno scientifico presso l'Istituto Italiano di Cultura. E ancora qualche giorno dopo, a Doha, in occasione della più importante manifestazione sportiva del mondo, la Biblioteca Nazionale del Qatar ha reso omaggio alla scrittrice italiana. Un colpo d'occhio spettacolare. Un gioiello architettonico con decine di migliaia di volumi e manoscritti antichi, tra cui una pagina del famoso Corano blu andaluso del IX secolo. Ed è qui che l'artista sarda, con i suoi testi, da oggi potrà essere consultata dai cittadini, gli studiosi e i tanti studenti che animano il campus universitario di Doha. Per me è stata un'esperienza veramente travolgente, potentissima dal punto di vista umano e dal punto di vista di scrittrice, perché secondo me era davvero importante andare in quel momento a far conoscere al Qatar, a far conoscere nel mondo la figura di Grazia Deledda, in un momento in cui tutto il mondo guardava al Qatar, ovviamente per il grande evento in corso che si stava tenendo dei mondiali di calcio, ed è stata un'operazione sicuramente originale, in qualche modo anche controcorrente, perché attraverso Grazia Deledda e quindi attraverso la mia esperienza e la mia testimonianza, ripercorrendo quello che ha fatto Grazia Deledda, abbiamo potuto riflettere sulla condizione femminile. Un viaggio che si è concluso da dove esattamente 14 mesi prima eravamo partiti, la Sardegna. Prima a Nuoro e poi a Cagliari, con la presentazione del volume scritto da Dino Manca e la proiezione di un film dedicato a questa figura straordinaria che non smette mai di stupire. Uno dei ricordi più belli è che mio padre, essendo un grandissimo falegname, anche designer, aveva allestito la casa di Grazia Deledda, aveva prodotto tutti gli allestimenti per quando ci fu questo straordinario momento in cui la casa di Grazia Deledda venne aperta e diventò museo. L'architetto Bimbi Affresu aveva disegnato le vetrine e tutti gli arredi e mio padre era stato scelto per eseguire questi lavori bellissimi. Per cui ho frequentato la casa di Grazia Deledda da quando ero bambino. E man mano che crescevo andavo anche a aiutare mio padre, per cui quella casa, questa figura e diciamo la sua produzione per me sono veramente familiari. Una figura veramente interessante da approfondire sotto ogni aspetto. Di questo viaggio meraviglioso rimarranno impressi i volti delle tante persone che abbiamo incontrato in ogni angolo del mondo. Ognuna di queste ha restituito un pensiero, un ricordo e un'emozione su una scrittrice troppo spesso trascurata, ingiustamente considerata secondaria nel panorama letterario nazionale. Vogliamo mettere il focus sul messaggio molto forte della esperienza personale di Grazia Deledda come donna di fine 800 e inizio 900, che non ha accettato di stare al posto in cui la società, la famiglia e tutti i resti volevano collocarla, ma ha scelto per sé una storia, una vita diversa da quella che le era stata immaginata e assegnata dalla sua famiglia. E allora, a conclusione di questo viaggio, ci piace ricordare Grazia, così come la chiamiamo in Sardegna, con un brano tratto da Canne al vento. Ma perché questo è, Fix, dimmi? Tu che hai girato il mondo, è dappertutto così? Perché la sorte ci stronca così come canne? Sì, egli disse allora, siamo proprio come le canne al vento, donna Ester mia. Ecco perché. Siamo canne, e la sorte è il vento. Sì, va bene, ma perché questa sorte? E il vento perché? Dio solo lo sa.